Bene, carissimi, questo video che ci presenta anche un po' il tema su cui vogliamo riflettere insieme questa sera ci introduce appunto a quello che stiamo vivendo, a quello che viviamo ogni volta che entriamo in un'azione liturgica. Ed è un articolo del nostro credo, contenuto nel simbolo degli Apostoli, che ci fa dire: credo la comunione dei santi. Ecco, anche ora noi siamo in comunione tra noi, ma anche con chi ci ha preceduto nel segno della fede. Che significa dunque dire e professare credo la comunione dei santi? Tutti coloro che hanno risposto in Cristo, che hanno riposto in Cristo la loro speranza e che con il battesimo gli appartengono. Tutti coloro che hanno seguito Gesù, l'agnello immolato, il crocifisso risorto, incarnandone le virtù in maniera autentica, che ci hanno preceduti nel regno dei cieli, nella Gerusalemme celeste, formano ora una comunione. Sono un'unità, cioè un coro, sono il corpo glorificato del Cristo, la Chiesa dei Beati, ma essi sono anche in comunione con noi. Possiamo dire che siamo circondati e condotti, guidati dagli amici di Dio. Non devo portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene, mi porta. Pensate proprio alle parole che la liturgia stessa nella preghiera eucaristica ci fa dire, no? E ora con tutti gli angeli e i santi cantiamo, oggi ci sono i cori qui, l'inno della nostra lode, no? E quindi inizia il Sanctus della preghiera eucaristica. È esattamente quel frangente della liturgia che ci dice che siamo parte di un corpo, la cui una buona parte di questo corpo vive già la gloria e sono già appunto nel cielo, nel coro degli angeli. Per questa profonda unità, allora, noi ci sentiamo vicini a tutti i santi che prima di noi hanno creduto tutto quello che noi crediamo, hanno sperato tutto quello che noi speriamo, sofferto quello che noi soffriamo. Sono nostri fratelli e amici, come è stato già ricordato. Pietro è mio fratello, Paolo è mio fratello, e così Francesco d'Assisi, Chiara d'Assisi, Pio da Pietrelcina è mio fratello, è passato qui, ha attraversato e ha calpestato questi luoghi, Papa Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, fino al grande numero anche di giovani santi che hanno dato la loro vita per Cristo, molti di loro fino al martirio. Ne abbiamo visti alcuni. Come scrive Papa Francesco nella Christus Vivit, sono stati preziosi riflessi di Cristo giovane che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza. Essi hanno fatto risplendere i lineamenti dell'età giovanile in tutta la loro bellezza e sono stati nella loro epoca veri profeti di cambiamento. Il loro esempio mostra di che cosa siano capaci i giovani quando si aprono all'incontro con Cristo. E dunque, carissimi, invochiamo i santi patroni della GMG affinché nascano nuove risposte generose e autentiche alla chiamata di Dio che nei secoli sempre si ripete: siate santi come io, il Signore vostro Dio, sono santo. Affinché vi siano allora nuovi giovani santi. Attraverso la santità dei giovani, la Chiesa allora può rinnovare il suo ardore spirituale e il suo vigore apostolico. Il balsamo della santità generata dalla vita buona di tanti giovani può curare le ferite della Chiesa e del mondo, riportandoci a quella pienezza dell'amore a cui da sempre siamo stati chiamati. I giovani santi ci spingono a ritornare al nostro primo amore. Inoltre,
i santi più giovani, come la beata Chiara Luce Badano, il beato Carlo Acutis, per citare gli ultimi appena menzionati, ci fanno sperimentare che la santità è possibile. La santità è a portata di tutti, non è qualcosa di irraggiungibile. Mi piace citare sempre Papa Francesco in quella bellissima esortazione apostolica sulla santità nel mondo contemporaneo, Gaudete et exultate. A un certo punto il Papa dice con molta franchezza: per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata, un consacrato, sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato, sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito, di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore, sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno, sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. Lascia che la grazia del tuo battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile. E la santità in fondo è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita. E infine, carissimi, ricordiamoci che al cuore della santità della Chiesa risplende Maria, la ragazza di Nazaret. Lei è il grande modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. In lei è stato finalmente possibile estrarre dalla creazione uno sguardo che non perdesse l'innocenza del suo brillare. È emerso nel mondo un essere che è solo bontà, una mano incapace di colpire, una innocenza minacciata eppure vittoriosa, un gesto che non racchiude alcuna ambiguità. È apparso nella storia con Maria un cuore senza divisioni, una verginità senza rimpianti, un amore che unisce tenerezza e castità insieme, un frutto non avvelenato dal serpente, una bellezza non più in frammenti. In lei la creazione intera è vergine di nuovo. Quella ragazza oggi è la madre che veglia sui figli, su di noi, suoi figli che camminiamo nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio che la luce della speranza non si spenga. Questo è ciò che vogliamo, che la luce della speranza non si spenga. Questa sera lei è dinanzi a noi come pienezza di umanità, come porta del mistero. Affidiamole le nostre preoccupazioni e i desideri che portiamo nel cuore. Amen.